Amici di Quarta Parete, buongiorno, sono in compagnia di Carlotta Proietti, buongiorno Carlotta, buongiorno. Per parlare di Gaetanaccio che sarà in scena dal 19 febbraio fino al 10 marzo. Allora, Nina, giusto? Giusto, intanto è un piacere ritrovarti. Grazie Carlotta, è un piacere anche per me. Ci siamo visti proprio ultimamente. Al Belli. Esatto, e cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere? Allora, Nina è il mio personaggio. È il tuo personaggio? Sì. Beh, Nina è una... Perché poi fondamentalmente è una storia d'amore questa, no? Possiamo dirlo? Fondamentalmente sì. Sì, diciamo che Gaetanaccio raccoglie tanti temi. Sì. Cioè l'amore è uno di questi, sicuramente è molto importante. Lei è un'attrice, siamo fine Settecento, insomma, come epoca, quindi un'attrice non era esattamente come poteva essere un'attrice, come può essere un'attrice di oggi. Quindi anche perché era c'era un atteggiamento censorio del potere sui teatri. Direi no? Di sì, direi certo. Di sì. Allora sì, da parte del clero, certo. Della Chiesa, e quindi era una situazione decisamente difficile, molto diversa da quella di oggi, per quanto. Per forse quanto, delle cose ma ce le ritroviamo. Esatto, cioè, sì. Esatto. Però il mio personaggio è una donna sicuramente forte, tenere. Diciamo classica, no, del popolo, eccetera. Però poi c'è anche tante sfumature. Perché è una donna innamorata, e come tutte le donne innamorate, poi cede a. Ci sono le fragilità, no? Ci sono le fragilità. Fragilità. Le fragilità ci sono in Nina, come ci sono in me, come in ci tutte sono le persone. Esatto. Senti, allora, Brancaccio 78, Eliseo 2019, 41 anni in mezzo, esatto. E in mezzo c'è Carlotta, appunto. Qual è la suggestione? Guarda, far parte di questo progetto è una sensazione molto difficile da descrivere, certo. Perché c'è tanta roba a livello emotivo, c'è tanta roba, perché io sono, si può dire, cresciuta con queste musiche, con tutto ciò che sono i racconti e gli aneddoti che riguardano l'edizione dell'epoca. Chiaramente io non ho avuto la fortuna di vederlo perché non ero nata, per cui mi manca un po' quella parte di cui sono curiosissima, fare certo. Qualsiasi cosa per poter vedere anche un pezzettino dell'originale. Però forse è anche un bene, perché noi portiamo in scena una versione totalmente nuova, certo. Totalmente diversa. Credo che Giancarlo Fares, il regista, abbia fatto un buon lavoro nel trovare qualche cosa di effettivamente nuovo e di cucito sul cast, che è quello di che oggi. È un bel cast, tra l'altro, bello ricco, no? Bello ricco, decisamente. Sì, di grande livello. Sì, 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 c'è un bellissimo gruppo, ci siamo molto divertiti a provare a livello proprio di risate, ma anche di stimoli, insomma, perché certo. Per quanto riguarda me è la prima volta che lavoro con la produzione dell'Eliseo, con Giorgio Tirabassi, con tutti gli attori, è la prima volta. Che sarà un eccellente che perché io lo vedo, lo dicevo anche a Giancarlo poco fa, che secondo me è proprio a pennello per questo ruolo. Personalmente credo sia forse possibilmente l'unico attore che poteva esatto. Farlo, questo è quello che quindi penso è stata io una personalmente, grande intuizione di Giancarlo. Io che credo proprio di sì, è proprio certo. Azzeccato sia fisicamente e poi è un spirito. Testo che è molto molto, è nato con e cucito su mio padre, per cui è certo. Molto difficile anche distaccarsi da quello, e si rischia di cadere in una sorta di strana imitazione, cosa che con Giorgio non si rischia proprio, certo, perché certo. È stato molto bravo a fare questo lavoro, bravissimo. E tante tante belle canzoni. Sì, che io adoro da sempre, quindi anche in questo senso è una grande opportunità, pure anche di divertimento. E poi c'è la musica dal vivo, che certo. non è da poco, chiaramente, perché la musica dal vivo, insomma, ormai è un privilegio, ecco, direi. Grandi musicisti, io leggo qui, insomma. Devo sì, dire, sì, sì, è un ottimo gruppo. Quintetto. Quintetto. Sì, il maestro Fedeli, Massimo Fedeli, ha riarrangiato le musiche di allora, che anche questo, insomma, non è stato semplice come. Però sono venuti fuori i pezzi, sono bellissimi e sono esaltati proprio dal mi viene da dire dall'essenzialità del gruppo certo. Musicale. Quindi direi che possiamo ritenerci soddisfatti. E pronti al debutto? Pronti al debutto, siamo prontissimi, non vediamo l'ora. Siete caricati a pallettoni, si può caricati dire. A pallettoni. Esattamente. Carlotta, grazie mille, grazie. In bocca al lupo e buon Gaetanaccio. Grazie mille e viva il lupo e buon divertimento a tutti, spero venite che veniate a vedere. Il 19 febbraio. Vi aspettiamo. Carlotta, grazie. Grazie. Arrivederci.